Ecco, la fabbrica. E qui che si apre un altro capitolo, perché in quell'interrogatorio Galati non fa solo i nomi dei presunti interratori, ma parla anche di un'azienda che avrebbe commissionato l'interramento. La Corrado Fibbie, così la chiama. Non è difficile identificarla in questa fabbrica che produce tomaglie e, appunto, accessori metallici per le calzature, anche Fibbie. Si chiama in realtà Corrado Group e fu la protagonista di una brutta storia, datata a luglio 2006, pochi mesi dopo l'interrogatorio di Silvano Galati. I carabinieri del NOE di Lecce arrivarono in questa fabbrica e scoprirono un monte di illeciti ambientali. Qualche abuso edilizio per una serie di opere realizzate senza permessi a costruire, ma soprattutto una serie di reati classificati sotto l'etichetta di getto pericoloso di cose, realizzato con diverse modalità. Le emissioni in atmosfera della fabbrica, cioè i fumi che andavano in aria, senza autorizzazione specifica, i cassoni metallici sul piazzale, nei quali erano stoccati rifiuti speciali, soprattutto finiture, le scarte e le lavorazioni che avvenivano nella fabbrica, ovvero i processi di burattatura e galvanizzazione, attraverso i quali i pezzi metallici delle calzature vengono ricoperti di metallo, in genere zinco, attraverso l'uso di composti chimici. E le acque di quelle lavorazioni andavano a finire nel canale di bonifica, che confina con il retro dell'azienda e che finisce dritto dritto nella vora, cioè nell'inghiottitoio, di Cirimanna, ai piedi della serra. Cirimanna, manna dal cielo. E veleno un po' ovunque, come accertarono i NOE in quel luglio 2006, quando posero sotto sequestro gran parte della fabbrica. Quanto sono legate e intrecciate queste due storie? Difficile anche stabilire chi dice la verità tra Silvano Galati e Alessandro Musio, tra il pentito che accusa e l'accusato che nega, ma che negando cade in una palese contraddizione. Nella prima parte della nostra conversazione, Musio dice di conoscere le dichiarazioni di Galati che lo accusano, di averne anche discusso a suo tempo con il suo avvocato Mario Coppola, che abbiamo contattato e che ha confermato. Eppure, nel suo post su Facebook, Musio dirige altrove gli sguardi e l'attenzione. Afferma che Galati ha parlato di Casarano, non di Supersano, pur sapendo benissimo invece che il pentito aveva indicato il suo paese come luogo dell'interramento e lui stesso, Musio, come uno degli interratori. E infatti, quando glielo facciamo presente, la versione cambia. «L'ho saputo ora da voi», ci dirà Musio. «Prima della vostra visita non conoscevo le accuse di Galati nei dettagli». Difficile insomma capire quale sia la realtà in questo intreccio di mezze verità. Forse solo un'inchiesta alla magistratura potrebbe chiarirlo. Un'inchiesta al momento né confermata né smentita dalla Procura di Lecce. Un'inchiesta eventuale. Staremo a vedere.